Dottor Verona, qui siamo a Torino, la sede storica dell'Aurora, una delle penne mitiche con una grande storia, una delle aziende più antiche d'Italia. Cosa festeggiamo quest'oggi, tra l'altro con i vini Chiarlo? Allora, intanto ben arrivati e benvenuti nella sede, diciamo, storica di Aurora, un'azienda che sostanzialmente rappresenta circa 100 anni di capacità, di saper fare, di eccellenza torinese, piemontese ed italiana negli strumenti di scrittura. Qua questa sera celebriamo, diciamo così, un'idea, un progetto e anche un modo di stare tra diverse persone che si conoscono e amici. Raccontiamo un pezzo di cultura, raccontiamo come imprese differenti, come possono essere un'azienda che fa penne stilografiche come Aurora e chi lavora e produce dei vini eccellenti come Chiarlo e un amico che è Federico Ferrero, raccontano un percorso legato alla cultura, al saper fare con le mani, a un'attenzione che non vogliamo che sia e che vada persa. Molta della vostra storia è qui dietro, ma ecco, a quelli che oggi scrivono magari con un pennarello giapponese, dico un nome a caso, che differenza c'è? Cioè, cosa gli vogliamo raccontare dell'Aurora e perché oggi ancora si può scrivere con una stilografica? Ma oggi, a mio modo di vedere, in un mondo che è così massificato e così, diciamo, banalizzato dalla tecnologia, un bel accessorio che può essere un bel orologio, una bella scarpa, una bella penna è sicuramente un oggetto che, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, distingue. Il piacere che io lascio alle persone che magari stasera ci ascoltano e ci vedono è quello di sentire scricchiolare il pennino sulla carta, è un qualche cosa di mistico e che alla fine è quasi un concerto di musica classica. Per cui c'è differenza, fa differenza. Tra l'altro ci sono degli studi anche attuali che parlano di zone neurologiche che si accendono in maniera diversa quando si scrive con le mani e non si battono i tasti degli iPad o degli iPhone, per cui non è solo una questione anche, diciamo così, di gusto retro, ma anche una possibilità di condurre e controllare le proprie idee, il proprio pensiero e le mani in una maniera differente. Io penso che oggi i ragazzi possano recuperare diciamo questo gusto e in prospettiva mixare tecnologia e saper fare e sapere, conoscere meglio che cosa c'è dietro un oggetto come una penna stilografica che apparentemente è banale ma in realtà è molto complesso, come voi avete potuto vedere questa sera. Bello il computer, naturalmente l'eleganza della penna stilografica è qualcosa di unico ed eterno. A nostro modo di vedere è evidente sì, sono parte in causa, per cui ascoltatemi con giudizio, ma venite a trovarci, venite a scoprire i nostri tesori, i nostri prodotti. Tra l'altro la manifattura è visitabile come turismo industriale, per cui questa è una serata, ma ne abbiamo fatte tante e avremo piacere di farne altre e raccontare che questo è un luogo italiano di storia e di cultura. Aurora Penne, Torino.